finito e credo che ci sia l'annuncio. Sì. Vorrei in onda a colori il telefilm La confessione di Al Murphy della serie Mannix. Signore e signori, buonasera. Tra qualche istante, sul Nazionale, trasmetteremo Ornella Vanoni Show. Al termine andrà in onda AZ, un fatto, come e perché. L'edizione della notte del telegiornale concluderà la serata. Sul secondo, alle 21 circa, dopo il telegiornale, potrete assistere alla replica della quinta puntata dei I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Va ora in onda Ornella Vanoni Show. Da Milano trasmettiamo ora la telecronaca del secondo tempo dell'incontro Simac-Berloni per le semifinali dei play-off di pallacanestro. Telecronista Ennio Vitanza, regista Luciana Veschi. C'è scritto: una bambina di Vercelli, Rosa Fantini, ha accompagnato la sua offerta per la catena della solidarietà con una richiesta spontanea. Rivedere il volto della bambina siciliana estratta incolume dalle macerie di Gibellina. Quelle immagini, raccolte da Sergio Zavoli, sono diventate un po' il simbolo della tragedia, ma anche della speranza. Anche stamattina sono continuate ad affluire alle sedi regionali della RAI, aperte per la sottoscrizione dalle 8 alle 20, offerte e testimonianze di solidarietà. Un bilancio anche parziale per ora è impossibile, proprio per questo incessante afflusso di aiuti. Citiamo a caso fra le offerte pervenute nelle ultime ore. A Torino la Fiat Armini. A Roma, Alessandra Valdoni, 30.000 lire da destinarsi alla bambina salvata a Gibellina, di cui abbiamo visto proprio adesso le immagini. Il sindaco di Longarone, aprendo la sottoscrizione con 200.000 lire, ha esortato i siciliani ad avere fiducia nell'avvenire. Il comune di Capri ha versato 500.000 lire. A Perugia, un falegname ha portato 5.000 lire per il più povero artigiano di Montevago. A Cagliari, un anonimo ha offerto il ricavato di 4 giornate del suo lavoro. A Perugia, un bambino della prima elementare ha offerto 335 lire, la sua vincita alla tombola di Natale. Signore e signori, buonasera. Questo è l'ultimo incontro del primo girone. Questa sera vedremo di fronte le squadre guidate da Michele e da François Hardy. Accompagneranno Michele, Jimmy Fontana, Ricky Shane e l'esordiente Patti Pravo. Buonasera. Eccovi una breve guida ai programmi sulle tre reti della RAI. Su Rai 2 alle 20.35 per il ciclo E sono famosi i nuovi divi degli anni 80 potrete seguire il film Qualcosa di travolgente. I sottotitoli sono alla pagina 777 di Televideo. Alle 22.45 vi segnaliamo per Notte Sport da Manzano l'incontro di pugilato Parisi-Rivera. Seguirà quindi da Giuliano il torneo nazionale biathlon di biliardo e da Roma il quadrangolare internazionale di tennis. Passiamo a Rai 1. Alle 20.40 in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma Pippo Baudo presenta Fantastico 90, spettacolo abbinato alla Lotteria d'Italia. Alle 23.15 andrà in onda speciale TG1. In chiusura di serata per Sabato Club potrete seguire il film di Dino Risi, Il sorpasso.
Veniamo a Rai 3. 20:30 potete seguire il film western di Harry Hathaway e il Grinta con John Wayne. Alle 22:25 circa Harem, quella di questa sera è la terza puntata. A 00:05 appuntamento al cinema. A 00:15 per il ciclo Cinema Come andrà in onda il film in prima visione TV Dolce Assenza, con Joe Ciampa e Sergio Castellitto. Auguro a voi tutti una buona scelta di programmi e buona serata. La parrocchiale di Bozzolo Mantova, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Va ora in onda Segni del Tempo, settimanale di attualità religiosa. Buongiorno, trasmettiamo la telecronaca di un tempo dell'incontro Verona-Avellino, finale del torneo calcistico Città di Messina. Telecronista Puccio Corona, regista Biagio Scrivizzi. In diretta dagli studi della Fiera di Milano va ora in onda il gioco a premi Flash. Per Speciale TG1 trasmettiamo a colori la terza forza. I segretari dei quattro partiti laici, altri uomini politici ed intellettuali, parleranno del ruolo delle forze intermedie, del compromesso storico, dell'alternativa di sinistra, delle elezioni di novembre. Andrà in onda fra poco TG2 stasera, seguirà TG2 Dossier, il documento della settimana. Ore 19:59. Benvenuti a Fortunissima 90, giochia e vinci all'otto con noi, con il TV Radio Corriere naturalmente, e la scorsa settimana hanno vinto ben due lettrici del TV Radio Corriere e due ascoltatrici di Fortunissima, Maria in provincia di Lecce con il 22:88 di Genova e Beatrice di Roma. Abbiamo saputo dopo che era convinta di aver giocato la data del giorno che era 7:29:90 e invece è uscito il 7:28 a Palermo perché si è sbagliata, insomma quando dire che uno è fortunato. Fortunata e fortunata, complimenti Beatrice.